compagnia di questa nostra artista Lucrezia. Ciao Lucrezia. Buongiorno Ciao, buongiorno a tutti. anche a te, un buongiorno sicuramente molto caloroso oggi. Sì. Tu sei a Firenze, giusto? Sì, Quindi tanto assolutamente. caldo. Tanto Quanto caldo. siamo? Qui siamo a 33 più o meno, da voi? Anche qui più o meno siamo su quei gradi lì, sì. Va bene, quindi queste sono le nostre interviste estive d'estate. Allora, Lucrezia, intanto il tuo nome d'arte è solo Lucrezia o vuoi anche il cognome? Io mi firmo sempre Lucrezia Giacometti perché voglio proprio rappresentarmi col mio nome e cognome, quindi non uso nickname. Mi piace, già mi piace tutto ciò. Allora, Lucrezia, senti, non so se hai già visto qualche altra intervista che noi abbiamo fatto. Allora, la nostra intervista, vuole conoscere un po' di più l'artista, il suo carattere, delle motivazioni, perché, come dico sempre, ormai con la rete ci dà tutte le informazioni di mostre, di dove hai partecipato e altro. Quindi io vorrei con te andare un pochino più in profondità, conoscerci un pochino meglio. E inizio subito a farti una domanda. Allora, Lucrezia, la sua infanzia, l'arte, questo amore per l'arte, raccontaci un po'. Allora, diciamo che io sono sempre stata un po' una bambina timida e riservata, che ha vissuto e vive tuttora da donna adulta momenti particolari della sua vita. Quello che ha caratterizzato appunto tanto la mia vita fin da bambina è stata appunto la passione per l'arte. Perché, ora banalmente parlando, quando mi mettevano un foglio davanti con delle matite, dei pennarelli colorati, a me si illuminavano gli occhi, cioè io proprio entravo nel mio mondo e questo proprio lo percepivano tutte le persone intorno a me all'epoca, gli adulti, parenti o maestre che fossero, cioè vedevano proprio questa inclinazione, vedevano che i miei disegni, se disegni infantili, comunque dettati dalla gestualità, dalla curiosità, percepivano qualcosa di diverso, che io ero, cioè, come se mi appartenesse quella strada. E lo stesso valeva nel momento in cui, qualora ci fosse stata occasione, quando c'era occasione, mi portavano anche alle mostre e lì vedevano proprio che io rimanevo incantata ad osservare proprio in silenzio le opere degli artisti. Crescendo, da lì ho capito che l'arte proprio mi appartiene, non solo come passione, ma è stato proprio un mezzo ed è tuttora un mezzo che mi aiuta ad affrontare determinate situazioni. Cioè, chi mi conosce, all'inizio risulto timida, riservata, poi parlo con le opere, cioè tiro fuori una grinta che al di fuori non si vede e questo mi ha aiutato tanto. E ho capito che era la strada da perseguire e quindi ho iniziato anche a fare degli studi, sono stata in luoghi che mi hanno consentito di studiare come l'Accademia di Belle Arti, lì sono cresciuta. Ho avuto stimoli. Quindi hai dato poi una struttura alla tua passione. Questo Esatto. comunque si vede dalle tue opere. Beh, sensibile tu come artista, ma sicuramente sensibili le persone che erano attorno a te, perché si sono accorte e che ti hanno coadiuvata in tutto questo, corretto? Sì, esatto. Bene. Esattamente, sì. E allora, sei stata una bambina, tra virgolette, fortunata ad avere vicino a te persone che hanno capito e interpretato quello che tu avevi dentro. E sei un artista, una donna fortunata adesso, sempre tra virgolette, perché puoi continuare a portare avanti questa tua passione. Che
che da quello che so è una passione, ma che tu vuoi continuare nel tempo. Quindi tu sei una di quegli artisti che non lo fai per hobby, lo fai No, con un obiettivo. esattamente, Perfetto. esattamente, sì. Ascolta, hai detto prima che i tuoi ti portavano alle mostre, ti osservavi, ecco, che c'è nel panorama dell'arte, sia del passato ma anche più contemporanea, qualche artista che per te ha segnato una svolta a livello intellettivo oppure ti ha dato quella marcia in più? Allora, sì, sicuramente di artisti del passato sono tanto legata alla grinta nelle opere di Van Gogh, questi colori, questa dinamicità proprio fin da bambina. Ecco, Van Gogh è stato uno dei primi artisti che mi ha colpito più di tutti, proprio per il contrasto del suo mondo interiore che poi esprimeva attraverso la grinta di questi colori e di questi tratti. Crescendo, anche Frida Kahlo mi ha tanto affascinata il suo essere donna e artista all'epoca nel rompere le regole, il raccontare questa vita tortuosa attraverso questi ritratti colorati, questa contrapposizione mi ha sempre affascinato. Posso dire che negli ultimi anni, o da qualche anno, trovo molta affinità nell'arte, nelle opere d'arte della pittrice Marlène Dumas, ma anche artiste e fotografe come Cindy Sherman e Francesca Woodman, che al di là delle tecniche che hanno utilizzato sempre nelle loro opere, che sono tratti irruenti, passatemi il termine, quasi crudi, insomma, molto distorti. Però quello che a me mi rende più affine all'essenza delle loro opere è proprio la parte appunto essenziale, la parte umana di quelle opere, l'andare oltre. E questo è proprio affine alla mia ricerca artistica, perché anche nei miei dipinti io tendo a essere un po' irruenta, con questi tratti molto marcati e forti, però cerco sempre di trasmettere l'umanità che c'è dietro a queste opere. Sì, infatti osservando poi le tue opere si vede sicuramente il messaggio che c'è dietro. Tu non sei solamente l'artista che utilizza il colore solo come finalità estetica, ma il colore che tu utilizzi ha una propria valenza e porta all'interno di sé un proprio messaggio collegato poi ovviamente alle forme, ma adesso poi vedremo scorrere anche le immagini delle tue opere. Ma quindi da quello che io capisco c'è stata un'evoluzione proprio anche nei riferimenti dei grandi artisti del passato, corretto, perché tu mi hai citato Van Gogh e Van Gogh è uno di quegli artisti che è fruibile proprio nei giovanissimi. Questo non perché ovviamente Van Gogh sia elementare, anzi, contiene qualcosa di estremamente profondo, come era poi la sua parte caratteriale, ma lo trasmette con estrema semplicità. Quindi anche i piccoli rimangono incantati davanti a Van Gogh. E poi, come hai citato, questo passaggio. Senti, andiamo anche a parlare quando è il momento che tu ti metti davanti alla tela. Intanto una curiosità, esiste si dice, la sindrome o la paura del foglio bianco o della tela bianca. Tu hai mai provato questo? Assolutamente sì, penso che un po' tutti gli artisti l'abbiano provato. Io dico che fa parte anche un po' del gioco, nel senso che io, se
sempre comunque quando mi metto davanti alla tela o devo iniziare a realizzare un lavoro, mi metto sempre in discussione, cerco di capire quale tecnica è più affine in quel momento, a quale mi sento più ispirata, prendo ispirazione da ciò che mi circonda. Difatti, il mio percorso artistico sta proprio nel tirar fuori, nel rappresentare il percorso introspettivo di me stessa e degli individui della società, e lo faccio sperimentando anche varie tecniche, vari materiali. Quindi c'è proprio un percorso che faccio. Però ci sono momenti in cui, appunto, a volte mi sento bloccata, nel senso che non so come andare avanti. Allora in quei casi dico, sai che vado di gestualità, vado di istinto, quel che viene fuori, non sempre penso all'esito di come deve venire, perché alle volte mi blocco proprio in quello. E successivamente scopro che un dettaglio, un tratto dettato dalla gestualità può avere un significato ed è lì che riscopro, insomma, qualcosa che mi permette poi di andare avanti e di sbloccarmi, nel mio caso, ovviamente. Ho capito. Ascolta, Lucrezia. Allora, viviamo tutti in una società, lo diciamo, lo sentiamo dire sempre, caotica, sempre di corsa. Ecco, e come trovi il tempo da dedicare a questa passione? E insieme, io cerco di mettere insieme delle domande. Perché a nostra disposizione il tempo poi è quello che è, quindi voglio sapere più cose possibili di te. Allora, esiste un momento per cui è più favorevole per creare il momento in cui dedichi la tua passione oppure scatta all'improvviso? Ci sono momenti in cui scatta all'improvviso e sento proprio il bisogno di dover mettermi lì a creare. E se stai in ufficio? Al momento sono in un periodo in cui sono libera e posso creare quando voglio e come voglio. Sì, purtroppo la società corre troppo, è sempre più avanti nel tempo rispetto a quello che vogliamo fare noi. Io cerco sempre di trovare un po' il mio spazio, il mio momento per dedicarmi solo alla pittura, alla creazione, perché ne sento il bisogno, ecco. Certo, ci sono periodi in cui ho la possibilità di creare di più, proprio di abbandonarmi al processo creativo. Allora, intanto stiamo vedendo un'immagine di una tua opera. Questo viso, questo personaggio, questo viso che non c'è, questo corpo che non si sa bene se è inghiottito o se sta riemergendo dalla terra, quindi potrebbe essere, dimmi se può essere così l'interpretazione. Viene fuori dalla concretezza, dalla parte più terrena, oppure se è alla ricerca di un equilibrio tra la concretezza e, chiamiamola, spiritualità. Assolutamente sì, questa è la mia opera Bia Lotus che richiama appunto il concetto del fiore di loto nel proverbio orientale che bisogna, per ritrovare il proprio equilibrio, per raggiungere i propri obiettivi, per credere in noi stessi, bisogna a volte attraversare i momenti più bui, quindi risorgere. In questo caso nell'opera si vede la matericità del terreno, dell'acqua paludosa che richiama il fiore di loto, proprio emerge, metaforicamente parlando, è proprio una rinascita da un periodo buio e oscuro.
Bisogna saperlo attraversare. Hai detto giusto, bisogna saperlo attraversare. Senti, prima hai parlato di tecniche, tu sei un po' una ricercatrice in questo, provi, e vorrei capire da te se c'è la voglia di sperimentare qualcosa di estremamente nuovo, qualcosa che hai in mente e ancora non sei riuscita a concretizzare. Assolutamente sì, perché trovo che la ricerca, la sperimentazione sia un punto di svolta e di crescita personale proprio a livello artistico, quindi è anche un modo per mettersi in gioco. Assolutamente sì, io cerco sempre di sperimentare cose nuove, sto sperimentando da poco, un elemento che è lo specchio, perché sta risultando un punto di incontro, di riflessione, di dialogo, di immedesimazione nei confronti di chi va a interfacciarsi con le mie opere. Mi è piaciuto molto vedere queste opere con lo specchio perché diventano quasi un'installazione, perché fai interagire il pubblico all'interno del tuo quadro. Senti, stiamo guardando qua 6 opere. Ci vuoi brevemente parlare di queste 6 opere? Intanto la tecnica, qui siamo un pochino più sul tecnologico, corretto? Sì, diciamo queste sono una ricreazione di piccole Polaroid che in questo caso vanno un po' a richiamare il concetto di un percorso interiore a livello proprio mentale. Le Polaroid ricordano un po' i flashback, un po' dei ricordi, dei momenti, quindi una cosa proprio intima, interna. Ho provato a mettere insieme fotografia e pittura. Quindi il soggetto nella fotografia che si mette in discussione e cerca di capire la sua interiorità e vengono fuori questi personaggi che sono un po' ciò che avviene dentro, che poi sono elementi che porto sempre nelle mie opere, che è il binomio fra il positivo e il negativo, che insieme creano un percorso di transizione per arrivare a un equilibrio. E Lucrezia, un'altra cosa, hai parlato di flashback e di ricordi. C'è stato qualche episodio nella tua vita che ha dato proprio una svolta? Ecco, qui vediamo proprio l'immagine con lo specchio. Quindi è un personaggio, tu guardi la tua opera, Esattamente. vedi il tuo riflesso e sei quel personaggio, diventi te stesso quel personaggio e interagisci come quel personaggio in quell'ambiente. Ecco, allora parlando ovviamente, facendo un'analogia con le tue opere, mi puoi rispondere a questa domanda se c'è stato qualcosa che ha dato una svolta professionale al tuo percorso? Allora, sì, ci Se sicuramente. vuoi, se preferisci. Certo, no, no, no. Al di là del fatto come sempre racconto, o come ho già detto anche prima, accennavo prima, sicuramente ho avuto modo di poter raccontare anche episodi o situazioni intime legate al mio percorso di vita. Diciamo che eventi che abbiano influenzato, sicuramente ce ne sono stati. Più che un cambiamento, la mia svolta è stata rimanere me stessa. Mi spiego meglio. Ovviamente si torna un po' indietro, nel senso è capitato soprattutto nell'ultimo periodo di studi, dove all'interno di un luogo dove uno si deve sentire libero di scoprirsi a livello professionale, di capire qual è la miglior strada, io sono sempre stata un po' criticata nel mio modus operandi, come se non andasse bene. E questa cosa mi ha sempre un po' messo in dubbio, nel senso perché sono convinta che l'artista si debba prendere ispirazioni, mettersi in gioco, però arte e libertà, non c'è un'omologazione tra artisti.
E questa cosa è quella che mi ha fatto andare avanti, perché mi sono detta, io sono così, questo è il mio lavoro, andando avanti mi scoprirò, sicuramente cambierò, ma sarà una mia scelta cambiare, non è una scelta degli altri. Quindi va bene così, vado bene così, se accadono le cose accadranno. E qui questa è stata la svolta perché... si è avviato proprio un percorso di crescita, di collaborazione, di mostre, fatto di persone che hanno capito il mio processo creativo, il mio processo artistico. Ecco, diciamo che questo mi ha Bene. segnato tanto, mi ha fatto dire: hai visto? Avevi ragione. Ecco, era proprio una domanda che ti avrei fatto, se le critiche sia positive che negative, ma ovviamente più quelle negative, in che modo tu le gestisci, ma mi hai risposto assolutamente in modo esaustivo. Senti, siamo praticamente in chiusura della nostra intervista. Ecco, vorrei che fossi tu, perché a me piace lasciare spazio a coloro che vengono qui e si fanno intervistare e diciamo ci donano una parte di loro stessi, una parte interiore. Ecco, abbiamo parlato del messaggio della tua arte. Io vorrei che concludessi. Io intanto saluto i nostri fedelissimi che ci seguono e lascio a te la parola conclusiva. Il messaggio della tua arte è un tuo messaggio agli artisti. E il messaggio che voglio trasmettere con la mia arte, che è un po' alla fine il messaggio che voglio trasmettere agli artisti, a tutti quanti, è un messaggio positivo che appunto si attraversano momenti di transizione fatti di positività e negatività, di bene e di male. E da tutto questo però che ci appartiene, va bene così, bisogna uscirne consapevoli e col raggiungimento di un equilibrio di pace, un equilibrio fatto di serenità e di stima verso se stessi, ecco. Quindi in qualche modo cerco di trasmettere il messaggio di credere sempre in se stessi, con i propri difetti, con le proprie peculiarità, credere sempre in se stessi per andare avanti, per scoprirsi, per raggiungere i propri obiettivi, ecco. Grazie, Lucrezia, di essere stata con noi, è stato un piacere ascoltarti e Grazie alla prossima mostra intanto e poi ci saranno altre interviste. a voi. Grazie Lucrezia. Benissimo, grazie a voi, arrivederci.